Successivamente il consigliere Decorato. Prego. Presidente, consiglieri, parliamo di Maltauro. Una delle attività fondamentali per la politica e per noi come Movimento 5 Stelle è la verifica dei fatti e la verifica delle dichiarazioni del sindaco e dell'amministrazione. Ovviamente siamo molto attenti per quanto riguarda la parte Expo e Maltauro. Avevamo preso con favore le dichiarazioni del 23 maggio da parte del sindaco riguardo alla necessità della revoca degli appalti assegnati alla società dell'imprenditore arrestato Maltauro. Ovviamente abbiamo preso con grande favore anche la posizione, diciamo, e la tempistica chirurgicamente pensata per le elezioni, che sarebbero state 2 giorni dopo, ma questo non è un problema per noi, soprattutto se si va nella direzione di revocare questo appalto. Con entusiasmo assai minore abbiamo visto lo scorso venerdì 6 giugno aggiustare l'iniziale e non equivocabile dichiarazione, cioè revocare gli appalti, in una già meno chiara secondo la quale per la prosecuzione dei lavori la Maltauro dovrebbe essere commissariata. Questa è stata la seconda dichiarazione da parte del sindaco. Una dichiarazione che dal nostro punto di vista ricomprende in sé la possibilità di non osservare il protocollo di legalità sottoscritto da Expo S.p.A. e Prefettura, e ovviamente cosa che per noi come Movimento 5 Stelle, ma dovrebbe esserlo per tutti i gruppi di questo Consiglio, assolutamente inaccettabile. Se il nostro sindaco non farà tutto il possibile, per quanto in suo potere, per far sì che il protocollo di legalità venga applicato, non mancheremo di denunciare la sua posizione come quella di tutti i soggetti che tuonano contro l'illegalità, ma nei fatti sono disponibili a tollerarla e ad avvallarla in nome dell'Expo. Ora, passando all'analisi delle dichiarazioni, dato che qui c'era la dichiarazione di revocare gli appalti, noi siamo andati a controllare come sia possibile fare questo in questo momento. E passando proprio a cosa si possa fare in pratica, ed è quello che ci aspettiamo dall'amministrazione, con le nostre quote, cioè il 20% di Expo S.p.A. Abbiamo studiato lo statuto di Expo S.p.A., cosa che non è semplicissima da trovare, dato che non è pubblicato in nessun luogo del sito internet, e abbiamo trovato una sorpresa. Di fatto lo statuto e una sua particolare formulazione assegna al Comune di Milano di fatto il potere di veto per qualsiasi decisione di carattere straordinario. L'articolo 11 dello Statuto infatti prevede che un quorum dell'81% per la validità delle deliberazioni straordinarie, che può essere raggiunto solo con la presenza del 20% del Comune di Milano. Le implicazioni strategiche sono evidenti e soprattutto in relazione al fatto che a breve sarà necessaria una votazione straordinaria, quella per la ridistribuzione delle quote della provincia di Milano. Da qui ovviamente 2 più 2 dal nostro punto di vista. C'è tra poco una votazione che pretende l'81% da parte del nostro, ovviamente con la partecipazione del nostro comune, e dall'altra la necessità nostra di battere sui pugni sul tavolo per togliere questo appalto alla Maltauro, la revoca. Quindi se il comune di Milano e il nostro sindaco volesse effettivamente fare la voce grossa con Expo S.p.A. durante il prossimo CDA, ha tutte le carte in regola per farlo. Da che parte deciderà di stare, se da quella che lotta con i fatti concreti contro l'illegalità o da quella che l'illegalità la tollera, restando inerte, è solo una questione di volontà politica. Noi attendiamo questo momento e verificheremo ovviamente ogni passaggio e ogni mossa da parte della nostra amministrazione. Grazie, consigliere Calise.